Grande ritorno alla Zanzara, Giulietto Chiesa. Buonasera, buonasera, no. Buonasera, buonasera. Buonasera. Come andiamo? Non male. Senta, bene. Allora, no, ma Giulietto, qui c'è stata una notizia clamorosa ieri o l'altro ieri, non mi ricordo. Cioè, Antonio Di Pietro deve cacciare i soldi. Questa è la realtà. Ricordiamo, per chi non lo sapesse, che Giulietto Chiesa, Occhetto e Di Pietro avevano fatto un gruppo insieme, gruppo, diciamo, politico insieme. Parlamento europeo. Poi a un certo punto i rimborsi elettorali se li è presi solo il signor Di Pietro, attraverso un'associazione contestata. Quanti soldi vi deve dare? Secondo quello che ha detto il giudice, 2 milioni e rotti. 2 milioni e rotti. Ammazza. Tu questi soldi li vuoi tutti? 2 milioni e 6, credo, no? No, 2 milioni e rotti. 2 milioni e 6, sì. 2 milioni e 6. Tutti questi soldi, alla fine, li vuoi tutti tu o no? Quelli che mi spettano, secondo me, se me li daranno, sarò contento di averli, naturalmente. Ma lui non... come persona o come partito? Non ho capito. No, c'è una formazione politica, eravamo un gruppo. Eravamo, cioè, se li devono dividere Occhetto, te li devi dividere tu con Occhetto, giusto? Per la verità questo è un problema da decidere, perché l'unico che ha seguito la causa sono stato io, quindi questa è stata una, come dire, un risultato della mia azione. Cioè, della mia Occhetto, azione Occhetto se n'è fregato, dice, alla fine. Occhetto si è defilato a suo tempo perché non dunque aspetterebbero insistere. Quasi tutti a te, praticamente. Cioè... No, beh, insomma, se vediamo cosa succederà. Quando, facciamo 70-30, diciamo, no? Quando ce li daranno, vediamo. Se ve li daranno, perché siamo al primo grado, anche se poi uno dovrebbe darli subito, no? In questi casi, cioè... Beh, sono già passati 7 anni, devo dire. Allora, la cosa, tu come giudichi trova, questo? Dire. E a parte, come li trova Occhetto? Sì, Occhetto, come li trova Di Pietro sti soldi? Che succede? Questi sono fatti suoi. Sicuro, c'è un telefono che suona. Vai, rispondi un secondo. Il nostro. Rispondi un secondo. Sì, pronto. Giulietto Chiesa al telefono, eh? Chi lo chiamerà? Carla, sono in questo servizi momento segreti, con la Zanzara. Sì. Quindi se mi dai 5 che minuti che poi vengo. Chi lo sta chiamando? Grazie. Chi erano i servizi russi? Chi erano? Ma che è la, come si chiama? La gabbia. Stasera vado alla gabbia. Ah, stasera vai alla gabbia. Ah, ottimo. Senti, scusami Giulietto. Allora, Di Pietro questi soldi mi sa che non ce l'ha, amico mio. Di Pietro ormai fa il contadino, non ma fa più politica. Ha 2 milioni di euro disponibili, scusami. Non mi chiederà a me. Io non sono interessato a questo problema. Io sono interessato a, se fosse possibile, io non mi lascio andare a speranze, come dire, ingiustificate. Sono passati 7 anni, io sono stato privato dei miei diritti costituzionali, tra l'altro, perché non è soltanto un piccolo oggetto. Io di fatto non ho potuto fare politica perché non ho avuto. Cioè, poi eravate insieme e lui praticamente si è intascato tutti i soldi del finanziamento pubblico attraverso un'associazione, no? Questa è la sostanza. Sì, come lo abbia fatto non lo so esattamente, stiamo discutendo anche di questo, c'è una seconda causa. Beh, c'è qualcuno che versava dei soldi a qualcuno, quello non c'è dubbio, no? Sì, su questo non c'è dubbio, ma adesso il fatto che io non ho preso assolutamente niente di quello che mi aspettava. Eravamo 2 deputati al Parlamento europeo di quella lista, lui e io, lui ha preso tutto e io non ho preso niente. Ecco, ma tu come lo giudichi Di Pietro da questo punto di vista? Cioè, uno che si è fatti i cazzi suoi, cioè che con i soldi dei contribuenti alla fine, perché erano soldi dei contribuenti del Parlamento europeo, soldi europei, ma anche in Italia ci sono state le stesse. No, erano soldi italiani questi qui, diciamo così, i parlamentari europei sono equiparati ai senatori. Cioè, come lo consideri? Un furfante, un ladro, uno che... No, calma. Io quando a suo tempo questa storia venne fuori, io feci una dichiarazione che fu pubblicata al Corriere e per questa dichiarazione Di Pietro mi fece causa per diffamazione e mi chiese 250.000 euro. Addirittura, per aver detto che ti spettavano i soldi praticamente. Sì, più o meno. Vabbè, gli avrei detto pure altre cose, dai, su. Sì, qualche cosa d'altro ho detto, ma in realtà non avevo detto niente di male, nel senso che la giornalista che prese... Vabbè, ma insomma, lui secondo te era una sua usanza prendere i soldi e intestarseli a un'associazione di cui era a capo, lui, la moglie, eccetera, eccetera? Che fosse una sua usanza, questo lo deciderà il tribunale. Io so soltanto che questi soldi non sono arrivati ai destinatari, nella loro metà, e per giunta, secondo quello che noi abbiamo insieme al mio avvocato Francesco Paola, questi soldi sono andati a venire sul conto di una associazione che non coincideva esattamente con il Partito dei Valori. Cioè, era un'associazione, vabbè, l'associazione... da tre soci che erano lo stesso Di Pietro, la moglie e la tesoriera, non mi ricordo più come si chiamava. Quindi i soldi la sono Mura, la signora Mura, in quelle tre mani. Poi dopo
cosa ne abbiano fatto, non lo so. Beh, l'hanno utilizzato in vario modo, poi sai, questo non lo so, attività politica, che sai, finanziamento pubblico, io lo cancellerei, figuriamoci un po'. Cioè, per cui sono contrario pure al fatto che vi davano 5 milioni, cioè non è che sono d'accordo su questa cosa. Era il numero in base alla percentuale. Sì, lo so, dei voti, già per me è una follia questo, però tu dici, una volta che ci dai i soldi, quei soldi spettano a tutti e due, non è che te sta scritto nella legge. La legge allora prescriveva queste norme. Comunque queste tu li pretendi, anche se lui non ce l'ha i soldi, perché se questo poveraccio non ce l'ha i soldi, come si fa? Questo non aspetta a me. Io se sono problemi suoi. C'è la giustizia. Se gli devono pignorare qualcosa, tu che fai? Lo lasci? Non è che lo salvi? No, non ci mancherebbe. E perché dovrei regalargli questa possibilità? Io sono a costo, che ne so, se li pignorano il trattore, lui sai adesso fa il contadino e cose, li vogliono pignorare il trattore. Sei divertente. Non lo so, Giulietto. Forse il problema del trattore, io dico soltanto, io come tu sai ho una televisione, una web TV, si chiama Pandora. Sì, TV, lo so benissimo. Tu dici, hai bisogno di soldi per andare avanti. Io faccio attività politica attraverso l'attività informativa. Ma fatti regalare una casa, c'è un sacco di case di Pietro, fatti dare una casa. Io vorrei poter utilizzare i soldi che il giudice mi assegna. Benissimo, una casa ti va bene? Una casa di Pietro va bene? No, eventualmente. No, io devo pagare degli stipendi, devo comprare avere dei liquidi. Non avrai, Giulietto, diciamola tutta, non avrai pietà. Io voglio solo giustizia. Tu per esempio, tu che fai questa radio, non mi dire che non spendi una lira, no? Cioè, spenderai, avrai un budget pure tu, no? No, adesso io sono qui in altro. Lo paghi Parenzo. No, non lo pago io, Parenzo non lo pago io, lo paga solo 24 ore. Il sole. Però scusami. Ma hai ragione. Allora anch'io un budget. Benissimo, tu non dunque con Di Pietro non avrai pietà. Questo è il punto fondamentale. In questo caso lui pensa un po' che mi ha chiesto 250.000 euro di dare, per fortuna che ha perso la causa. Anzi, comunque, ragazzi, i soldi sono sempre fondamentali. Senti, sei sempre a favore di Trump? No, io non è che sono a favore di Trump, è che devo dire la verità, la signora Clinton mi fa molta paura. Ti fa paura la Clinton? A molti fa paura Trump, invece a te ti fa paura la Clinton. No, questo. Vabbè, fa paura, ciascuno fa paura al suo. Ecco, perché ti fa paura? Chi c'è dietro? Ma un ex comunista come te, come fa? Dietro c'è il Pentagono, ci sono le forze, il complesso militare industriale, c'è l'establishment americano. La lobby ebraica, dice. Tutto il peggio. C'è tutto, no, so, sì, sicuramente anche quello, figuriamoci. Se la signora Cristo va alle elezioni e vuole vincere, deve avere anche la lobby ebraica, la lobby. Ma Trump c'ha i suoi miliardari, le multinazionali, come in America è tutto trasparente, cioè si sa chi finanzia le compagnie. Trump è un povero disgraziato, Trump è un affarista. Però meglio Trump della Clinton, tu dici. Io giudico non l'uomo, giudico quello che dice. Quello che dice è una cosa, per certi aspetti, abbastanza interessante. Per me contro gli immigrati. Ma no, ma lascia perdere. Per me che sono europeo, lascia perdere. Per la costruzione del muro col Messico. Per mettere i dazi sostanzialmente agli Stati Uniti. Creare un mercato. E appunto. Tu capisci, amico mio, questo è Trump, che cosa però. Stai dicendo? Tu capisci che cosa stai dicendo? Che l'America democratica porta alle elezioni un personaggio come Trump. Certo. Questa è la cosa, ce l'hai con l'America, sei anti-americano. No, sei tutt'altro, anzi allora, tutt'altro. Scusa, mi stai dicendo che questo signore da un giorno all'altro potrebbe diventare presidente degli Stati Uniti? Dico purtroppo che questa è la democrazia. Questa è la democrazia. Allora, anche tu potessi diventare presidente del Consiglio in Italia, volendo. Se la democrazia produce questa orribile roba. Ma la democrazia produce il fatto che anche Giulietto Chiesa può diventare presidente del Consiglio in Italia, ad esempio. Va benissimo. Ma io non sono Trump e non sono uno che costruisce i muri, che stabilisce discriminazioni per i poveri disgraziati, eccetera, eccetera. Io sono un'altra cosa, sono una persona decente. Invece Trump non è una persona decente. Sono d'accordo con te io su questo. Sono assolutamente d'accordo con te. Indecente è peggio, indecente è la Clinton. Ecco, lei è peggio che indecente. Lei minaccia la mia vita. La vita addirittura degli italiani. Sì, signora. Minaccia la vita degli italiani. Sì, signora. La sua linea politica ci porta allo scontro mondiale. E questa è la mia cosa. Sì, come... Se la signora Clinton pensa e continua a ripetere che il ventunesimo secolo deve essere il secolo americano, io tiro le mie conclusioni. Fermo lì.
Giulietto Chiesa, allora ragazzi, è successa una cosa oggi in Parlamento. Ci doveva essere, credo domani, un convegno sui vaccini. Sì, per fortuna non c'è. No, ma come per fortuna? Ma questa è una cosa veramente antidemocratica. Io sono a favore dei vaccini. Aspetta, io sono a favore dei vaccini. Doveva essere proiettato un film, un senatore portava... Un film non voluto manco dal Tribeca Festival. Ma non me ne frega niente del Tribeca Festival. Che sa cosa sono... Allora, un film in cui c'era il collegamento, veniva fatto il collegamento tra autismo e vaccini. Ma anche per me è falso. Ma che cosa cazzo c'è? Te, non è il problema. In Senato parlano tutti. È dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. In Senato parlano tutti. Non capisco perché non si poteva. Che ha un convegno sulla Ma Shoah. Non dire cazzate, dai. È come su. Invitare Vanna Marchi a un convegno sulle proprietà. Guarda, del sale, io sono contro. Io sono a favore. Ma è censura. Ma dai, su, ma come si. Ma non c'entra niente la democrazia. Ma c'entra come nulla. No? Ma nessuno ha censurato il film. Il film lo puoi vedere dove cazzo ti pare. Aspetta. Per il risultato della democrazia, al Senato vogliono parlare di quello. Possono parlare di quello che ritengono opportuno i senatori. Ma sì, dare dall'altro... la parola a una cosa che è sconfessata da tutta la comunità scientifica. Ma cosa scientifica, c'entra? Ma cosa c'entra? Lo Stato non promuove tesi false. Scusami, Davide, scusami. Dalla comunità scientifica lo Stato, mondiale. Lo Stato non è il Senato. Non c'è censura. Lo Stato è il Senato e le istituzioni. Al Senato parlano tutti, presentano libri. Ma c'entra, ma non c'è bisogno di far vedere un film palesemente falso. Il signor Renzi, il Senato è espressione della volontà popolare. Ma certo, ma non si proiettano. Scusa, film ma se un senatore vuole presentare un film in cui lo si presentano delle tesi, al Senato hanno presentato al Senato parla Scilipoti. Al Senato parla Scilipoti di acupuntura, cazzo. Non può. C'entra? Dai, su, ragazzo. Allora sì, se al Senato si invita Vanna Marchi per parlare della ma non del c'entra valore niente, del sale. Dai, su. Sì, se si fosse invitato Pripke a parlare di democrazia strana. Ma no, aspetta, avete un'idea idiota di Giulietto, democrazia, scusa, voi, Giulietto, in cui qualunque idiota può dire qualsiasi cosa e dare valore scientifico. Adesso gli verrà un infarto. Ma quale infarto? Ma sto benissimo. Cioè io ho fatto un film sull'11 di settembre, si chiama Zero, in cui ho contestato tutte le tesi ufficiali. Tutti dici che ci sono i servizi segreti americani, vabbè, no? Benissimo, fallo. Certo, è esattamente ottimo. Quello che sostengo, non solo quelli americani. Fallo. Ma in quel film, cioè, anche quelli israeliani dietro l'11 settembre. Ma sì, ma va bene, può dire quel che gli pare. Qualcuno gliel'ha censurato, aspetta, non credo. Aspetta, quindi io l'ho portato al Parlamento europeo. L'ha fatto vedere al Parlamento europeo. Ma è normale, è normale. Glielo volevo dire a Parenzo. Perché per Parenzo non lo dovevano mettere. Io ho portato quel film del Parlamento europeo, c'erano 500 persone a vedere. Vabbè. Naturalmente nessun deputato del Parlamento europeo. Ma qual è il problema? Cioè, ognuno. Ma è normale che sia così? Cioè, in Parlamento si fa qualsiasi cosa, c'è gente che caga. Sono contento, Cruciani. Sei un uomo progressista. Scusami, Giulietto. Infatti, io sono un vero democratico. Parenzo che vuole bloccare. È un'idea ma che idea stupida! Io non voglio bloccare. Scusami, Giulietto, tu sei contro i vaccini? Tu sei contro i vaccini o no? No, non ci penso neppure. Che ne so, magari ma sei a favore, magari sei sono disposto a ascoltare tutto quello che certo è utile e viene portato alla discussione. Ma siccome la comunità sulla salute non si ma scherza, c'entra, la comunità scientifica mondiale. Esempio, io voglio dire una cosa, non si possono diffondere notizie false. L'Organizzazione Mondiale della Sanità non è affatto un organismo affidabile. È pieno di gente corrotta. Ma tutto dalle grandi questa idea che questo tutte vero, le istituzioni sono corrotte. È vero. Ma che è vero? Eccone un altro. Ma è vero cosa? È anche vero. Non questa è che uno idea. Ma come in tutti i posti, ma questa idea bisognerà pure avere dei punti di riferimento. L'Organizzazione Mondiale della Sanità non è la banda Bassotti di un gruppo di persone al servizio delle multinazionali del farmaco. Sì, dice, dite delle cose Giulietto. False, vergognosamente false. E poi potenziate voi date spalle di bella. No, lui dice un'altra cosa, dice che non è oro colato, non è oro colato. Un bandito, però, scusami. Curatevi col sale allora. No, però scusa un attimo, Giulietto dice una cosa molto chiara, non è che tutto quello che viene dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sia oro colato. Non è oro colato, bisogna vedere quali ricercatori ci sono dietro, da chi vengono i soldi, da chi vengono sponsorizzate le ricerche. Che stupidaggine. Ma quello è un tu credi o no che le ciao, scelte Giulietto, fatte ciao, dall'organizzazione ciao, arrivederci ragazzi, ciao. Date.